Vorremmo ringraziare i nostri 50 anni di attività commerciale da parte nostra per tutta la gente di Orvieto, che ci ha voluto veramente sempre bene e ci ha rispettato. Questa trattoria praticamente è aperta dal 1965, aperta da papà e mamma e Giovanna che era piccola, piccola, ma io ero ancora più piccolino. Hanno iniziato con dei piatti semplicissimi, dalla stracciatella alla trippa, questi sono piatti che non toglierò mai dal menù perché vecchi ricordi della trattoria di papà. Questa è una trattoria ovviamente che si cominciava a lavorare alle 8 della mattina con piatti tipo trippa, spezzatino, per dare possibilità praticamente alla gente che veniva dalle campagne di mangiare e far colazione, perché si alzavano molto presto, alle 4 della notte, e quando arrivavano in Orvieto, dopo aver fatto i loro giri al mercato, venivano a mangiare da noi, a fare colazione, chi mangiava la trippa, chi mangiava il bicchiere del vino, chi il panino con la porchetta. Non sto a ricordare i nostri clienti goliardici orvietani, perché forse manco me li ricordo tutti. E da lì siamo partiti, lavorando poi con i militari, perché Orvieto era piena di militari, e pian piano ci siamo trasformati, trasformandoci praticamente veramente molto lentamente, senza eccedere né nuovi piatti né nuove tecniche di cucina. No, abbiamo continuato questa nostra cucina tipica, speriamo sempre più tipica, e siamo arrivati praticamente fino a 50 anni di attività commerciale. Un ringraziamento va anche oltre che alla gente d'Orvieto, veramente a tutti quelli che ci hanno aiutato, da stranieri che ci conoscono in tutto il mondo, a giapponesi, americani, australiani, e ci portano veramente sempre con un certo riguardo sia nelle guide che questo passaparola importante che è fra di loro. E niente, siamo qua. Noi ancora, non ti dico io 50 anni, ma i nostri figli speriamo che continueranno questa attività commerciale, sempre in questa maniera, senza tante trasformazioni, perché vediamo che la gente anche nella nostra semplicità piace. E grazie a tutti gli orvietani in primis. Thank you.